Cari telespettatori di Fano TV, bentornati. Oggi ci troviamo in Ancona per un progetto molto molto importante e innovativo. Parliamo del Laboratorio per le Imprese Sostenibili, ovvero un corso formativo finalizzato a supportare gli imprenditori nella gestione delle imprese, sia a livello pratico ma anche a livello operativo, in modo da dargli quella sicurezza e per imporsi nel proprio territorio. Inoltre verranno sempre informati su tutte le norme vigenti per accedere ai crediti e anche per mantenere e anche creare nuovi clienti, fornitori, creare nuove collaborazioni. Questo incontro è stato voluto da Confartigianato, Unico e anche Società Arcos in modo da creare delle aziende in grado di sostenersi sempre nel rispetto della sostenibilità. Quindi seguitemi e andiamo a scoprire tutti i dettagli. È chiaro che questo linguaggio va spiegato agli imprenditori e gli imprenditori nel momento in cui affrontano il rapporto con le banche debbono parlare un linguaggio simile, altrimenti ci sono due realtà che parlano linguaggi diversi pur avendo un unico obiettivo, quello delle banche di finanziare un'impresa, di farla crescere e l'imprenditore di crescere e di prosperare per sé e per i dipendenti che lavorano. Un nuovo percorso formativo che permetterà insomma di guardare in prospettiva con molta più fiducia. Ma direi che questo percorso formativo è fondamentale. Non avere formazione in un momento nel quale si hanno difficoltà importanti e il dialogo con le banche sta cambiando vuol dire andare controcorrente. Io penso che Confartigianato ben faccia, forse lo dovrebbero fare anche le istituzioni nelle scuole, a partire dalle scuole d'obbligo. Ma formare gli imprenditori vuol dire creare le condizioni perché le imprese siano più solide e ci siano meno rischi. Quindi noi, che rappresentiamo Confartigianato nel credito, siamo al loro fianco proprio in questo percorso. Grande fiducia guardando veramente in prospettiva. Noi abbiamo fiducia, se smettessimo di avere fiducia, non è una fiducia folle, non è una fiducia che non ha i piedi per terra. Noi dobbiamo avere fiducia perché il nostro è un grande paese, l'ha dimostrato anche in altri momenti non facili. Però la fiducia va aiutata, la fiducia va sostenuta con formazione, con competenze, con capacità. Quindi fiducia sì, ma non sogni pindarici e piedi ben piantati per terra. Come è nato questo progetto e qual è l'obiettivo? Ma il progetto nasce proprio dall'aiutare l'imprenditore ad avere un linguaggio coerente e adeguato rispetto a quello bancario. Quindi l'obiettivo è quello di far sì che il linguaggio delle banche sia capito e che quindi se si capisce un linguaggio si riducono i tempi e si risolvono i problemi. È come se due persone si parlano in due lingue diverse, magari vogliono dire le stesse cose, ma se non si conosce il linguaggio è difficile che si intendano. Ed è riferito a tutte le aziende o alle piccole aziende soprattutto? È chiaro che il nostro tessuto è quello della micro e piccola impresa, noi serviamo quelle imprese, ma la porta è aperta a tutti perché non pensiamo che anche nella media impresa non ci sia bisogno a volte di formazione. Le difficoltà sono innumerevoli, dal mercato alle strutture organizzative, agli impianti, però il tema è che mettere insieme tutto questo, dargli una coerenza finanziaria, dargli una sostenibilità e dargli quindi una credibilità per gli investitori, che possono anche non essere solo le banche, è fondamentale. Quindi avere competenze vuol dire saper mettere insieme i tasselli di un puzzle e presentarlo a chi di dovere in modo convincente e credibile. È questo il senso del linguaggio. L'esigenza è nata da segnalazioni comunque dei nostri colleghi del territorio e anche da quello che noi notiamo delle nostre aziende servizio. Sempre più ci sono problemi nell'individuare il meccanismo giusto all'interno dei processi aziendali, di individuare quelli che sono le attività di investimento e i processi che creano margini all'interno dell'azienda. Quindi questo è quello che noi vogliamo dare, un supporto fattivo, pratico, come diceva prima il docente Scarponi, pratico nelle gestioni quotidiane delle attività che si possono manifestare all'interno dell'azienda. Un laboratorio che insomma vi rende particolarmente orgoglioso.
Sì, diciamo di sì, perché dobbiamo assolutamente dare tutti gli strumenti ai nostri imprenditori in una sfida futura che sarà sempre più impegnativa. Strumenti dal punto di vista finanziario, anche economico e gestionale, attraverso i docenti che sono in queste varie formazioni che si dipama in 6 sedute sostanzialmente. Quindi per noi è molto importante, gli imprenditori devono crescere e devono essere consapevoli dei propri processi all'interno dell'azienda. Voi gli strumenti li mettete decisamente a disposizione? Sicuramente sì, sappiamo le difficoltà che hanno i nostri imprenditori, quindi dobbiamo toccarli dal punto di vista proprio anche pratico di come comportarsi in determinate attività all'interno dell'azienda, che sia un investimento, che sia altre attività, insomma, e quindi toccare tutti i settori all'interno della produttività, della marginalità all'interno dell'azienda, e quindi quando l'attività è margina bene o margina male, e quindi quali sono i prodotti finanziari adeguati per cercare di fare quello che è possibile fare all'interno dell'azienda. Quali sono le difficoltà che ha visto nelle aziende e per il quale è nato questo progetto? Ma le difficoltà soprattutto sono quelle di avere una visione d'insieme dei problemi che naturalmente possono avere. Ogni imprenditore si concentra molto sull'attività produttiva perché i margini adesso, i problemi sono notevoli, quindi dobbiamo dargli degli strumenti per fare tutti i collegamenti necessari affinché quel suo progetto possa avere uno sviluppo adeguato, insomma, ecco. Facendo degli esperimenti pratici con il professor Danilo, per noi imprese sono fondamentali, perché magari frequentare un corso e poi non avere gli strumenti per andare a lavorare è molto difficile. E volevo ringraziare i partner Confartigianato e Unico per questa opportunità che ci dà per la formazione per le imprese, perché è molto importante. Quindi diciamo andiamo avanti con questi percorsi formativi per noi che sono fondamentali per la crescita di nuove aziende e di aziende già esistenti. Come dicevo prima, gli aggiornamenti continui sono fondamentali sia per quanto riguarda la formazione del credito, per quanto riguarda la formazione dei dati che sono fondamentali, della sostenibilità che in questo momento sono dei pionieri per le nostre aziende. In questo corso il taglio pratico è anche gli strumenti che faremo, sono strumenti basati su fogli elettronici che supportano i documenti di lavoro, quindi fogli elettronici che tutti noi possiamo conoscere con delle piccole pillole di casi applicati, di esperienze, perché noi vogliamo legare la conoscenza, diciamo, di metodo all'applicabilità per le piccole e medie imprese. Un corso che insomma dà anche orgoglio nel poter tenere queste lezioni. Beh, come sempre con Confartigianato si fanno dei corsi molto concreti e molto stimolanti, perché noi docenti cerchiamo di entrare in empatia con l'imprenditore e con i suoi collaboratori, perché questo è il taglio che diamo durante il corso, quindi cerchiamo di trasmettere applicazioni, non nozioni, quindi facciamo un racconto di casi, di esperienze che sostanzialmente sono già state messe a terra in aziende simili, in contesti diciamo diversi come la Confartigianato segue, che vanno da quello che è un tema di visione a lungo termine della gestione finanziaria, perché chiaramente bisogna avere questa visione, e poi via via caliamo in un percorso di gestione giornaliera della cassa, delle problematiche aziendali. E poi c'è il valore aggiunto degli imprenditori. Beh, il valore aggiunto degli imprenditori in queste lezioni lo otteniamo da un lato con le esperienze vissute che trasmettiamo in aula, e poi chiaramente con la loro voglia di trasferirsi e andare poi in azienda e provare a sperimentare, che noi diamo strumenti di applicazione, normalmente usiamo fogli elettronici come base perché sono quelli che sono più adatti alle piccole e medie imprese, quindi loro possono andare tornare in azienda e provare con questi trucchi che abbiamo insegnato in questi incontri aperitivo, perché sono incontri veloci anche nello spirito di non togliere troppo tempo all'imprenditore che è preso da tante attività quotidiane e strategiche. Ecco, il suo primo incontro ha il titolo Cosa chiedere all'istituto di credito, quindi cosa chiedere all'istituto di credito? Beh, allora, questa è una domanda spesso importante, perché l'azienda a volte parte su quelle che sono delle idee di investimenti da finanziare, molto spesso non riesce a mettere in concretezza quello che poi è un elemento che solo simulando la vita dell'impresa prospettica si quantifica meglio. Quindi questa quantificazione fa capire se dobbiamo chiedere un finanziamento medio-lungo, se dobbiamo chiedere un finanziamento ponte per un breve periodo, quali possono essere i costi di finanziamento e soprattutto qual è il contributo che l'imprenditore deve dare, perché dobbiamo bilanciare
le richieste di finanziamento anche a risorse nostre. Cioè, altrimenti l'equilibrio dell'azienda è troppo sbilanciato sulla banca, sull'istituto di credito, che a volte ci sostiene ma ci mette in una situazione di troppo indebitamento. Come verranno suddivisi gli incontri? Gli incontri sono 6 incontri. Quindi abbiamo il primo ciclo, che sono tutte le settimane di lunedì, e partiamo da questa prima fase di pianificazione finanziaria. Poi andiamo a vedere come si gestisce nel giorno dopo giorno, diciamo, la cassa, perché poi la pianificazione è fatta su delle ipotesi che purtroppo lo sappiamo, gli imprevisti, le incertezze sono frequenti. Quindi dobbiamo tenere sempre il filo per capire se la pianificazione ha funzionato, per correggere la rotta. Poi abbiamo un terzo incontro che invece va proprio nel concreto di dire: bene, ma se dobbiamo fare delle acquisizioni, degli investimenti importanti, ci conviene comprarlo bene, finanziarlo in maniera tradizionale, oppure nella logica moderna di fatto noleggiamo? Quindi noleggiare o acquistare con la forma di finanziamento adeguata va valutato, costi e benefici, flessibilità che ci dà la scelta del noleggio, tranquillità che ci dà la scelta dell'acquisto, ma ovviamente tutto questo in virtù di quella che è una strategia. Le ultime 3 tappe sono invece un po' più di gestione operativa, perché la quarta tappa è su gestire il circolante, che è un tema che spesso dimentichiamo, no? Quindi noi possiamo raccogliere risorse gestendo il credito, gestendo il magazzino, gestendo il debito. Il fornitore deve essere adeguatamente sostenuto, ma al tempo stesso una forma di finanziamento. Ultime 2 cadute sono costi e prezzi, perché chiaramente dalla comparazione dei costi noi possiamo capire se il nostro modello funziona, e nelle politiche di prezzo possiamo fare la differenza. Un prezzo giusto, un prezzo diverso, un prezzo che si adatta anche alla concorrenza e alle esigenze del mercato. C'è bisogno sempre adesso di essere compliance, cioè in linea con determinati parametri. Se questi parametri non vengono rispettati, è inutile andare alla banca e avere un partner come Unico che ci può aiutare. Ovviamente prima di andare da Unico vogliamo farvi vedere e vogliamo essere d'aiuto a mettere a posto questi parametri, verificare che siano quelli giusti per poter ottenere un finanziamento o andare da un partner importante a dire: c'ho questo progetto di sviluppo, ci stai con me? Un percorso proprio basato sulla sostenibilità, in questo smile, punto di partenza. Esattamente, noi abbiamo già fatto nel corso anche degli altri anni tutta una serie di eventi di formazione specifica sulla sostenibilità. Abbiamo trattato la sostenibilità dal punto di vista sociale e lo abbiamo fatto anche quest'anno con eventi specifici. Abbiamo trattato la sostenibilità dal punto di vista ambientale, spiegando l'economia circolare, ESG in generale e tutte le attività che si possono fare per le nostre varie categorie di imprese, ma anche per i privati. E ora manca l'ultima parte, quindi la parte G, quindi la governance, e quindi come un'azienda può rendersi sostenibile e dimostrare a potenziali dipendenti da assumere, partner, fornitori, clienti, che fra 5 anni lei ci sarà perché tiene sotto controllo una serie di dati che oggettivamente parlano per lei, e quindi l'importanza di far vedere che conviene investire su questa azienda da parte delle banche, mondo del credito, da parte dei fornitori, da parte di potenziali clienti e dipendenti che preferiscono andare a lavorare lì piuttosto che da un'altra azienda che non dà questo tipo di garanzie. Poi l'impatto ambientale ovviamente è completamente diverso a seconda dell'attività che si svolge. Ora, le aziende più impattanti solitamente tengono sotto controllo questi dati e questi indicatori, e per assurdo possiamo dire che tutto sommato qui nella Regione Marche possiamo stare tranquilli da quel punto di vista lì. Però ora c'è una sensibilità importante anche dalle micro e piccole imprese, che magari a questo aspetto in teoria sembra che diano meno importanza, invece le nostre, siccome sono molto attaccate al territorio, perché la loro ricchezza è molto dovuta al territorio, e quindi sono sostenibili per definizione. Quindi le nostre microimprese sono sostenibili da sempre, e indipendentemente dal fatto che una normativa o il mercato lo richieda. La conoscenza possibile a tutte le imprese su quelli che sono i metodi di gestire la cassa, metodi di gestire la liquidità, programmazione finanziaria, che è un altro termine che normalmente la piccola impresa non la fa in maniera molto adeguata, come abbiamo già riscontrato. Presidente, un percorso formativo importante, un altro dei vostri punti di partenza? Sì, riteniamo formativo, ma soprattutto informativo in questo caso, perché è un percorso che stiamo cercando di portare avanti per informare sulla necessità, appunto, anche delle piccole imprese su quelli che sono un po' il rispetto dei parametri ESG. Ormai ne parliamo molto, ma fino a poco tempo fa si pensava che la sostenibilità fosse solo un tema economico. La sostenibilità in realtà è un tema molto più complesso, è un tema che riguarda appunto la parte sociale dell'impresa, il valore sociale dell'impresa, è un tema
sicuramente che parte dal lato economico e per questo c'è il Confidi Unico, per questo c'è l'università in questo percorso informativo e soprattutto per cercare di far capire appunto che un'azienda è sostenibile dal punto di vista economico, ma poi è importante per come si presenta l'azienda sul mercato tutta una serie di parametri che sono appunto sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale. Ecco, tutto questo fa parte di questo primo percorso appunto diciamo formativo e informativo che stiamo mettendo in piedi per cercare di dare le competenze e le informazioni alle imprese su come è meglio muoversi in un mercato che diventa sempre più globale e sempre più complesso. Quante microimprese parteciperanno a questo evento? No, non ho ancora visto il numero dei partecipanti, ma è una cosa, ripeto, che interessa tantissimo alle imprese. È molto importante appunto che le piccole imprese si avvicinino a questi percorsi perché ormai siamo tutti attori sociali di un sistema molto complesso. Al di là della dimensione aziendale, il piccolo artigiano, la piccola impresa deve però conoscere quelli che sono i parametri per le sue valutazioni bancarie e questo il Confidi Unico infatti ci aiuterà proprio in questo perché bisogna presentarsi sia al mondo del credito ma anche al mondo finanziario in generale con diciamo le giuste competenze. Ecco, allora sfatiamo anche un mito, l'artigianato ancora resiste nonostante tutta l'industrializzazione. No, l'artigianato è fondamentale per il nostro paese, ma abbiamo visto non solo per il nostro paese. In un periodo dove le cose cambiano con una velocità così estrema, è importantissimo che le piccole imprese abbiano le competenze per guardare avanti, anche perché hanno poi quella elasticità e quella duttilità per potersi adattare a quelle che sono le necessità del momento. La piccola impresa, abbiamo visto già dalla pandemia, ha saputo mettersi in moto con dei tempi velocissimi, è stato il punto di forza del nostro paese per tanti anni, ma abbiamo dimostrato che quando ci sono elementi di criticità, la piccola impresa, se giustamente orientata, ha sicuramente dei mezzi per competere, diciamo, tranquillamente su qualunque tipo di mercato. Come è stato possibile per le imprese partecipare a questo progetto? È un progetto che vede il patrocinio appunto del Confidi Unico, che vede il patrocinio anche dell'Università. È importante cercare insomma di coinvolgere le imprese verso questi temi, come dicevo, perché sono temi che riguardano tutti quanti. Quindi ecco, il nostro scopo è quello di mettersi al servizio delle necessità delle imprese. Quindi questo è uno dei passaggi fondamentali. Andare appunto dal dare valore oltre alla parte economica, dobbiamo dare valore a tutta una parte che ormai è fondamentale, che è quello che è la presenza sociale dell'impresa nella nostra società, nel nostro tessuto insomma anche produttivo ma soprattutto anche sociale, ripeto, delle attività. Ricordo due aspetti fondamentali. Uno, il corso è completamente gratuito, quindi tutte le imprese possono partecipare a questo corso. Auspichiamo una grande partecipazione sia di imprese che di aspiranti imprenditori, perché comunque noi siamo in una fase in cui dobbiamo aiutare chi ambisce a fare impresa di dotarsi di contenuti e paradigmi oggi assolutamente essenziali per la gestione futura di impresa. Le registrazioni si possono effettuare sul sito www.confartigianatoimprese.net, dove ci sarà una pagina dedicata all'iniziativa. Stiamo valutando, anche a seguito dell'adesione, di creare delle opportunità di collegarsi anche online al fine di semplificare la partecipazione dei nostri imprenditori nella provincia di Pesaro Urbino. Ecco, chiedo di dare massima di diffusione di questa iniziativa perché credo che sia un unicum in questo momento e veramente possiamo essere utili alle imprese. Anche la giornata di oggi è giunta al termine. È molto importante per le imprese avere un linguaggio capibile in modo che si possano affermare sul proprio territorio ed è sempre importante anche il tema della sostenibilità. Quindi mi raccomando, sempre sostenibili, ma ingranditevi perché è molto importante dare spazio alle piccole e microimprese. Io vi do un grande saluto e grazie mille per l'ascolto.